sempre veramente per la disponibilità che ci dà anche questa volta per questa intervista. Buonasera. Buonasera a lei, signora. Intanto complimenti per l'ultimo riconoscimento che ha avuto il dottorato honoris causa per il suo contributo per lo shipping mondiale che ha ricevuto proprio in questi giorni, se non sbaglio. Sì, sto tornando proprio adesso da Dubai, dove questa organizzazione che credo sia più indiana che degli Emirati, ma comunque è un'organizzazione che funziona anche in collaborazione con università europee. E diciamo, la curiosità è che è un qualche cosa di ingegneria. Io ho sempre studiato finanza e economia, però mio padre voleva che facessi l'ingegnere, quindi alla fine ho preso un dottorato in ingegneria industriale. Dunque, dottor Grimaldi, la prima domanda vorrebbe essere un po' generale, come, diciamo così, presidente degli armatori mondiali. Come gruppo di armatori, con chi siete in contatto per capire la situazione nel Mar Rosso e quali sono, diciamo, gli umori di tutto l'armamento mondiale in questo momento? Guardi, questo è un problema veramente enorme, importante, e che purtroppo è culminato con quell'arresto di quella nave che ha messo in moto ovviamente tanti paesi che hanno deciso di prendere provvedimenti per salvaguardare, diciamo, il trasporto mondiale che avviene attraverso questa arteria fondamentale di trasporto. E ovviamente il Mar Rosso è il passaggio che ci porta poi al canale di Suez, quindi l'alternativa è il periplo dell'Africa, che ovviamente è molto più lungo e più costoso perché allunga i viaggi di 15-20 giorni, soprattutto. Addirittura possono superare i 20 se si tratta del Mediterraneo orientale, perché che molto spesso viene proprio bypassato se si fa il periplo dell'Africa. Quindi il problema è enorme, ovviamente soprattutto un problema enorme per i nostri marittimi innocenti che non hanno nulla a che vedere. Marittimi innocenti in tutte le parti del mondo che non hanno nulla a che vedere con questa, diciamo, situazione terribile si è venuto a creare fra Israele e Palestina. Ora, gli attacchi che probabilmente sono, dicono, di matrice iraniana o comunque questi attacchi che vengono fatti con questi droni, con i missili, mettono in pericolo la navigazione stessa e la sicurezza dei marittimi, che non hanno nulla a che fare con tutto questo, e anche tantissimi paesi non hanno nulla a che fare con questo terribile conflitto che esiste e che, insomma, è iniziato con una barbarie fatta da Hamas e poi successivamente, proprio per stanare Hamas, ci sono queste azioni che vengono prese terribili, perché anche là abbiamo un sacco di morti innocenti e che quindi chiaramente. Ma tutto questo poi che cosa ha a che vedere con i marittimi e la navigazione internazionale? Cioè, facciamo difficoltà a capire, voglio dire. Certamente il bersaglio principale sono gli interessi israeliani, su questo non ci sono dubbi. Che dove ravvisano che ci sia un interesse o di proprietà o navi o merci che vanno per Israele, sono il. Ma abbiamo sentito anche di attacchi che sono avvenuti per interessi che non hanno nulla a che vedere anche con Israele. Quindi alcuni paesi hanno messo in piedi una spedizione a salvaguardia della navigazione. E l'Italia, sono molto felice che partecipa a questo, perché questo ovviamente dà maggiore tranquillità alle navi italiane che si trovano a passare per quei mari e che si sentono ovviamente più sicure, scortate dalla nostra marina militare. E quindi ringraziamento va all'ammiraglio
Credentino, lo stesso ringraziamento va al nostro governo, al ministro della Difesa, per aver organizzato anche in termini brevi e far parte di questa missione, che nel caso nostro poi è una missione solo di pace a salvaguardia delle navi italiane e delle navi in genere che passano per questa arteria fondamentale del trasporto. Guardi che i danni che vengono creati da questa situazione sono immensi. Pensi che cosa vuol dire 5 milioni di contenitori che passavano per cose che oggi devono passare, sono passati solo nel mese di gennaio. Naturalmente questo provoca anche con, diciamo, l'allungamento, uno sbilanciamento tra domanda e offerta di tonnellaggio. Quindi praticamente si crea una, diciamo, riduzione dell'offerta di tonnellaggio mondiale, il che provoca ovviamente anche un inasprimento dei prezzi del costo del trasporto, che va anche al di là del danno diretto. Danno diretto sicuramente sono 15-20 giorni di navigazione in più con il petrolio, qualcosa che può costare da solo almeno 2 milioni di euro. Ma anche quelle che passano e che, diciamo, prendono dei rischi, ci sono comunque dei costi assicurativi mostruosi che sono aumentati. Dicevo anche nel passato, insomma, alcune di nostre navi pagano di più per un singolo passaggio che il costo dell'assicurazione di un intero anno. Quindi lei può immaginare una nave di 50-100 milioni di euro che può avere un'assicurazione di 400-500 mila euro, probabilmente altre 400 le paga solo come extra assicurazione per un solo passaggio. Quindi sono costi mostruosi che si aggiungono ai già elevati costi del trasporto marittimo e del passaggio del canale, che comunque è anche un altro costo importante. Come gruppo Grimaldi, diciamo, quanto vale il canale di Suez? Quante navi passano e se non sbaglio sono già passate, affiancate appunto, come diceva, dalla Marina Militare nei giorni scorsi? Tre navi, ma queste navi qua comunque hanno pagato un extra costo, poi ci sono delle piccole attese, delle perdite di tempo. È chiaro che lei deve considerare che la nave per raggiungere la scorta deve trovare il giorno, si deve trovare il giorno nell'ora in cui c'è la nave italiana che passa, che la scorta. Quindi ci sono, ripeto, questo ha permesso di moderare l'eccesso e l'aumento dei costi, ma comunque l'aumento dei costi c'è ed è notevolissimo perché per un solo passaggio lei paga un'altra assicurazione di un altro anno della nave, solo per un passaggio, cioè l'extra costo del. In più, oltre a tutto questo, probabilmente comunque ci sono dei rallentamenti che lei sapeva anche nel passato quando. Anche quello c'è una recrudescenza, ma insomma, diciamo dei pirati, e quando c'erano le scorte, le navi dovevano arrivare all'orario della scorta, e quindi c'era un ritardo anche che veniva creato nel trasporto. Cioè, viviamo veramente in tempi difficilissimi, e soprattutto la preoccupazione nei confronti dei marittimi che sono già stati vittime. Forse vittime che hanno pagato un conto salatissimo durante la pandemia. Lei immagina un signore che viene dalle Filippine e che deve rientrare nel suo paese e che non c'erano più gli aerei. Non c'erano, ci sono stati per un anno e mezzo, sono stati cancellati quasi tutti i voli. Quindi questi signori non sono potuti tornare al loro paese, non hanno avuto spesso priorità per le vaccinazioni. In qualche caso gli è stata negata l'ospitalizzazione e adesso devono correre dei rischi per, insomma, per portare la pagnotta a casa. Non è una cosa accettabile, veramente non è una cosa accettabile. E sono vittime innocenti di questa azione che non ha nessuna logica, è una barbarie.
Guardando alle merci, soprattutto penso alle auto che trasportate voi dall'est, è l'ennesima crisi che si abbatte appunto sul settore. Certamente che crea, guardi, quando c'è un aumento dei costi, prima, dopo, durante, ma comunque va a finire sull'utente finale, sul consumatore finale. Quindi purtroppo lo pagheranno tutti, pagheranno questo. Perché non è che le aziende, magari per un po', magari per durante il viaggio, secondo i contratti, cose, naturalmente negoziano diciamo con chi paga il nolo, un aumento che copre questi costi, ma alla fine questi costi qua finiranno sul co. E si parla che un contenitore che andava a Genova, il costo è salito da 1.000, devo dire che era un nolo molto basso in termini assoluti, quello prima di questa azione, però è tornato a 4.000-5.000, non i 10-12.000 che ci sono stati durante il periodo della pandemia, ma comunque è un nolo significativamente molto più elevato di quello che si pagava qualche mese fa. Quindi, e chiaramente probabilmente ci sarà bisogno di due navi, perché una nave andrà ad Anversa o a Amburgo o a Rotterdam, scaricherà il contenitore poi verrà reimbarcato da un'altra nave, lo porterà magari a Genova, a Gioia Tauro, con un ulteriore costo, per cui alla fine questo contenitore arriverà tardi e costerà 4-5 mila. Si parla anche di rotture della catena logistica del just in time, cioè ci sono fabbriche che sono rimaste senza più alcuni pezzi fondamentali e quindi sono fermate le produzioni per colpa di questo, perché molto spesso ci sarà una parte che deve essere costruita all'interno di un'automobile o di un'altra costruzione che magari non arriva con ritardo e quindi si fermano le produzioni. Cioè oggi il problema è molto molto grave. E come armatori mondiali, cosa state, come state, come vi state Ma guardi, muovendo? diciamo, noi siamo felici che, voglio dire, c'è un grande sforzo affinché venga ripresa la navigazione, ci sono queste scorte, quindi c'è un'operazione. Ci auguriamo adesso che anche l'Europa prenda una parte più attiva, perché si parla, ma insomma ci sono già numerose nazioni che partecipano a queste missioni e che stanno cercando di tutelare il trasporto internazionale delle merci in tutta sicurezza, soprattutto, ripeto, per gli equipaggi che sono le prime persone che sono a bordo e sono vittime assolutamente innocenti di questa situazione, che è una cosa veramente deprecabilissima. Poi, chiaramente, diciamo, ci sta sempre da fare di più, ci sono paesi che, diciamo, magari assumeranno anche loro delle responsabilità su questo. Poi già si legge che alcuni vengono presi, alcuni paesi vengono lasciati, insomma, diciamo, non sono target, si leggeva, lei stessa avrà letto su tutti i giornali che si parla che la Cina ha una specie di viatico, che non vengono attaccati dagli Houthi, purtroppo. In alcuni casi sono particolarmente accaniti contro certi paesi, magari gli alleati di Israele, e invece meno, diciamo, per altri paesi. Ma questo, insomma, entriamo in discorsi di tipo militare che non, insomma, non L'unica posso soluzione è rispondere. la pace che potrebbe riportare tutto alla normalità. Noi trasmettiamo da Livorno e Grimaldi, sempre avuto un legame importante, ma l'ultimo è quello legato al terminal d'Acena Toscana, quindi le vorrei chiedere cosa c'è nel futuro di quelle banchine qui, in quello che poi sarà al lato della futura Dacia in Europa. Quali sono le prospettive per Grimaldi? Guardi, non cambia nulla perché noi già operiamo là, noi operiamo già nella
Darsena, in radice della Darsena, dove operiamo e operavamo con un'azienda in comune accordo con la Darsena stessa e con gli operatori proprietari della Darsena Toscana. Quindi noi tutto quello che particolare erano due grandissime arterie fondamentali per il paese, perché erano la linea Livorno-Palermo e Livorno-Olbia, dove si trasporta un numero importante di camion e persone per le due più grandi isole, diciamo, del paese. E diciamo da Livorno, Livorno-Olbia è la più importante di tutte le arterie che portano in Sardegna. E altrettanto importante è la Livorno-Palermo, perché chiaramente stiamo parlando del trasporto verso il capoluogo della regione Sicilia. E quindi la regione importantissima, insomma, più grande di tanti paesi europei, insomma, sono 6 milioni di abitanti, quindi è chiaro che Livorno è un porto che può essere utile a tutto il centro-nord, quindi è un porto importante dal quale partono questi trasporti per la Sicilia. Per quanto riguarda invece la parte contenitori, noi continueremo a fare i contenitori e garantiamo una concorrenza con altri operatori che operano in altri settori. Quindi, diciamo, cambia tutto per non cambiare nulla, cioè rimane tutto quello come prima si operava nel campo dei contenitori, nel campo dei Ro-Ro. Dalla Darsena Toscana si continuerà a operare per contenitori Ro-Ro. Quindi non credo ci saranno grandi cambiamenti. Il cambiamento è solo che cambia il proprietario della concessione. Prima era un fondo di investimenti, oggi è una parte più industriale che si occupa di tutto questo. Ma insomma, diciamo, oltretutto noi operiamo contenitori e Ro-Ro in tanti altri porti del mondo, c'è nulla di nuovo. Cioè, per noi lo facciamo ad Anversa, lo facciamo a Valam, lo facciamo a Helsinki, operiamo tantissime navi contenitori. I primi operatori ad Helsinki nel porto contenitori è la Grimaldi, quindi non è una novità assoluta. In alcuni casi siamo anche proprietari di porti, come per esempio il porto di Gumenizia, il porto di Heraklion. Lo stesso porto di Valami in Svezia è di proprietà della Grimaldi. E non c'è molto. Diciamo, noi continueremo a operare in quella maniera, daremo stabilità, questo è molto importante, e manteremo, e credo che anche in questa maniera si può garantire una concorrenza, perché sappiamo che ci sono altre banchine dove operano Ro-Ro, e ci sono altre banchine dove si opera diciamo, Pax Ferry, e ci sono altre banchine dove operano i contenitori nel porto di Livorno. Quindi credo che è anche un modo che servirà non solo a mantenere lo status quo, ma anche viva la concorrenza nel porto di Livorno. Bene, allora noi con questa bella prospettiva di crescita futura di Livorno la ringraziamo e la salutiamo. Di nuovo, tante cose, arrivederla, è stato un piacere sentirla, di nuovo. Grazie, grazie a lei.